Scatta lo stato di agitazione alla cooperativa First Aid One dopo il sequestro da 10 milioni di euro eseguito nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza sugli appalti di concorso con le ambulanze. Grido d'allarme dei lavoratori della Filcam CGIL di Pescara al prefetto Giancarlo Di Vincenzo, al quale chiedono di aprire la procedura di raffreddamento. Il segretario del sindacato Davide Urbano chiede garanzie per le lavoratrici e i lavoratori e condizioni di lavoro umane con salari adeguati che riconoscano la dignità di chi sul territorio svolge un servizio sociale alla collettività. Qualora l'esito del confronto non dovesse sortire gli effetti sperati, la Filcam CGIL annuncia lo stato di agitazione e il blocco dei supplementari straordinari fino ad una prima giornata di sciopero. Nonostante l'indagine, l'attività della cooperativa non è stata interrotta per evitare ingiusti licenziamenti e il giudice per le indagini preliminari, Francesco Marino, ha incaricato un amministratore giudiziario, Stefano Gorgoni di Pavia, per la gestione e la continuazione del servizio sanitario a tutela dell'economia legale e della salute pubblica. Sui 6 indagati pende anche l'accusa di caporalato poiché avrebbero approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori sottoponendoli a turni massacranti e costringendoli a lavorare 12-13 ore al giorno senza le dovute indennità e maggiorazioni derivanti da lavoro notturno, festivo e reperibilità, e con il risparmio sul personale la cooperativa poteva praticare ribassi di prezzi e riusciva ad assicurarsi gli appalti del servizio di soccorso con le ambulanze non soltanto alla ASL di Pescara ma anche in Lombardia, Marche, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia. La Filcam CGIL chiede un tavolo urgente con tutte le parti interessate, con la speranza di ricevere una convocazione repentina.